nel cammino di Gesù verso Gerusalemme, dove porterà a compimento la sua missione, egli in un certo qual modo rende partecipi i propri discepoli, ecco, di questo tempo oscuro, di questo tempo così per loro così strano, così imprevedibile, che è quello della passione e della morte. E Pietro, udendo questo discorso del maestro, resta sbigottito, resta incredulo, dice: questo non ti dovrà assolutamente accadere mai. È la conseguenza, credo, di quello che abbiamo visto domenica scorsa. È Gesù che viene riconosciuto come il figlio del Dio vivente e pertanto una fine così ingloriosa non è fattibile, ma tantomeno può essere pensata. Ma questa è la logica, ecco, che ha l'uomo. La straordinarietà delle opere, della missione che Gesù compie, non può essere conciliabile con la sua morte. È una morte così violenta. Questa è la logica del mondo. Questa è la logica che spesso, no, diventa antitetica a quella di Dio. E Gesù dice a Pietro: tu non pensi secondo Dio, ma pensi invece secondo gli uomini. Il progetto di Dio va oltre quello dell'uomo. Il progetto del Padre sull'amato va oltre quello di Pietro e dei suoi amici. E allora Gesù dice ai propri discepoli che per mettersi alla sua sequela è necessario prendere la croce, è necessario ricalcare le sue orme in un atteggiamento di dono, di gratuità, di libertà, in un atteggiamento di spoliazione di sé per lasciarsi rivestire unicamente del mantello della misericordia e dell'amore. Solo spogliandosi di sé, solo lasciandosi trasformare, trasfigurare dall'amore, con la propria vita sarà una vita donata. Ecco, Gesù nel cammino verso Gerusalemme annuncia ai propri discepoli la sua passione, perché dal dono della sua vita, come dal piccolo seme che muore, possa nascere qualcosa di più grande, la vita dell'intera umanità. Nel dono di sé è originato un orizzonte sconfinato d'amore, di libertà. È proprio perché il figlio dell'uomo è venuto nel mondo per servire, per dare la propria vita per molti, che i discepoli, guardando a lui come l'unico maestro, sono chiamati a fare altrettanto con la propria vita, a non anteporre nulla al suo amore, alla sua grazia. La vita è bella, la vita è preziosa proprio perché è dono consumato dall'amore e non trattenuto gelosamente e in modo privatistico per se stessi. E allora il cammino verso Gerusalemme è il cammino verso il compimento dell'amore, verso la consumazione dell'amore, proprio perché, come dal piccolo seme che muore, possa sgorgare una vita nuova.